Credo che il discorso esula e va al di là del campo della bioetica. Oggi viviamo in questo momento nuovo di neolingua o di antilingua in cui in tutta la comunicazione c'è un difetto. Mangano diventa un eroe. I terroristi diventano spesso persone che lottano per la libertà. Abbiamo un insieme di dati che vengono falsati, per cui al cittadino non perviene l'esatta informazione. Il professore Flamini ha fatto una serie di esempi, dice, ma se addirittura l'Organizzazione Mondiale della Sanità sostiene per iscritto che fare la diagnosi per ottenere un figlio sano non vuol dire fare eugenetica, perché almeno nel campo sanitario, dove la materia è sicuramente più delicata perché riguarda quello che ogni essere umano ha più a cuore, cioè la propria vita, non si impieghino i termini giusti, non si impieghi un dizionario giusto. Il problema quindi è che anche nel campo della bioetica e quindi del testamento biologico, io non vorrei che ognuno ribadisse le proprie posizioni perché oramai sono chiare, credo che abbiamo fatto diverse discussioni anche molto vivaci in commissione, l'onorevole Polledri ed io, l'onorevole Di Virgilio, ci siamo davvero arrabbiati nel sostenere con grossa passione le nostre tesi. Io credo soltanto una cosa, che nel contesto del dibattito politico vengano impiegati i termini giusti affinché al cittadino pervenga un'informazione giusta, in quanto troppi sono gli esempi fatti dal professore Flamini in cui evidentemente si mistifica il significato delle parole ed oggi non si sa più di che cosa stiamo parlando. Basta pensare a un dibattito televisivo. Ognuno sostiene la tesi opposta rispetto all'altro. Il cittadino finisce per non capire niente perché non sa chi ha ragione e questo porta ad una disaffezione nei confronti di tutti i temi, da quelli politici a quelli culturali a quelli religiosi, a quindi a una cattiva legislazione. Si fanno leggi cattive quando si scrive nella legge 40 che è vietato un unico e contemporaneo impianto di 3 embrioni, perché sappiamo che si parla di trasferimento e che l'impianto è altra cosa. Le società scientifiche vengono nelle nostre commissioni, vengono ascoltate qualche volta, non sempre, e poi al di là di quello che dicono, non si tiene conto di quello che è stato detto e la politica diventa un po' come il Grande Fratello, onnipresente e onnisciente, tutto sa e tutto vuole dire per legiferare con occhi chiusi, orecchie chiuse, bocca tappata, perché bisogna arrivare a quel progetto di legge, a quell'obiettivo che magari è stato calato dall'altro, senza effettivamente considerare le esigenze del Paese, usando tutti gli artifici possibili, anche quelli dell'antilingua. E quindi in questo momento, caro Bruno, io credo che almeno la parte della politica che riesce a riunirsi e a parlare di questo dovrebbe fare un patto per la verità, in quanto l'informazione dovrebbe essere trasmissione di verità e quindi di conoscenza, altrimenti siamo ai tempi di Italo Calvino, di George Orwell, e noi possiamo oggi ricordare quello che hanno scritto, ma non dobbiamo assolutamente essere in un contesto del genere, perché questi contesti sono propri dei regimi totalitari.